che c'è un bel e profondo rapporto tra l'anga della tradizione e il tempo notturno, perché è un tempo che divide la giornata in due, non solo, come dire, tra il chiaro e l'oscuro, ma tra il mito e la storia, nel senso che tu sotto il sole, alla luce del giorno, come dire, la tua narrazione può essere storica, il tuo vivere, la quotidianità può essere anche non troppo influenzato dalla mitologia che ti sta attorno, mentre invece come scende il buio le cose cambiano, la notte è qualcosa che viene e diventa un altro luogo, un altrove dove tu ti puoi muovere ma solo con estrema attenzione. C'è una letteratura forte, ma soprattutto una letteratura popolare a proposito. A me piace molto vedere che all'intorno al chiaro e all'oscuro, e quindi alla notte che arriva, c'è una formularità straordinaria come i proverbi, eccetera, eccetera, no? E le masche arrivano quando arriva la notte, e quindi in questo buio si impossessano di questo tempo e sono loro che lo governano e la dominano. E tu non puoi uscire di casa, tu devi stare all'interno vai a veglia, e a veglia, come dire, sei protetto dalla casa che, come dire, ti protegge dal mondo che ti sta attorno. Beh, la notte, come dico, è un interdetto che però ha delle, come sempre, ci sono delle, come dire, delle possibilità di, se so usarlo con le opportune attenzioni magiche e religiose che appunto questo tempo richiede, lo posso percorrere. Ecco, per esempio il Trifulà, io ho fatto una ricerca in questa direzione, mi sono veramente divertito molto. Perché? Perché trovi questa figura che ha, diciamo, la possibilità di esplorare un tempo notturno che non è dato alle altre persone. Cioè, perché allora? Perché evidentemente lui ha un rapporto diretto con questo mondo magico, va a estrarre un prodotto della terra che non appartiene alla parte, come dire, esterna della terra, ma invece, come dire, devi andare a cercare come luogo, come prodotto del mistero. Le nostre masche sono figure che nel giorno abitano il territorio e quindi sono figure che vivono, convivono all'interno della comunità. In qualche modo sono riconoscibili, qualcuno ha qualche tratto più inferico, qualcuno ha qualche tratto che attiene più alla solidarietà di gruppo, per esempio. C'è chi può curare o intervenire per certe malattie in cui la medicina a quei tempi non era ancora così disponibile e possibile. Quindi per certe malattie, soprattutto i bambini, i vermi, eccetera, eccetera, non c'erano queste donne che avevano questa parte positiva, ma questa positività era, come dire, un tratto di questo magismo che li portava poi nella notte ad assumere altri tratti, altri caratteri, e quindi a essere loro i padroni di questo territorio. E quindi sono territori che tu abiti dove sono quelli più isolati, quelli più selvatici, al crocevia di tante strade. Lì si possono esercitare dei riti magici. Comunque, se noi intervistiamo un anziano, oggi diventa sempre più difficile. Io penso ai tempi in cui ho avuto anche l'occasione di conoscere, vedere Rebelli quando faceva le interviste. Allora si trovavano ancora persone che erano nate nell'Ottocento e quindi si portavano un sapere che li portava ad essere attori, come dire, testimoni diretti di questo mondo magico religioso della notte di Langhe. Quindi ti raccontavano di eventi che erano accaduti a loro, di gente che, come dire, di roveti che si presentavano di fronte a loro, oppure altre cose che potevano capitare nella notte, e poi il giorno dopo tu ti opponevi a questo roveto, ti opponevi a qualche aggressione notturna, a qualche animale che ti aggrediva, e poi che cosa accadeva? Che il giorno dopo tu vedevi nella persona che già si pensava fosse appunto un diverso della comunità, era ferita e si presentava con qualche ferita particolare che era dovuta al fatto di questo scontro notturno. È un mondo che
abbiamo studiato, ma forse non abbiamo studiato abbastanza. Sulle maschere si è raccolto molto, ma forse non si è raccolto abbastanza, perché avremmo un'epica della notte di Langa che sarebbe straordinaria. Noi dobbiamo cercare lì le ragioni anche della nostra, come dire, dell'essere gente di Langa, di avere una storia, di avere un mito.